Ok ragazzi, allora torniamo al nostro facciata anima. Il cliente poi qui, come nel vecchio depliante, vuole l'immagine di questa donna. Ok, abbiamo due metodi. Mettiamo caso che il cliente non ci ha riallegato l'immagine e questa qua è sul livello unico. Cosa facciamo? Vi faccio vedere un trucchetto. Tagliamo questa immagine. Ok. Vabbè, mettiamo caso che vogliamo sempre il contornino viola. Ok. Anzi no. Facciamo così. Gli tagliamo pure il contorno. Poi vi farò vedere come riprodurlo. Ed ecco qua l'immagine ritagliata. Poi il livello, mettiamo unico livello, se no non riusciamo a metterlo poi qui dentro. Poi dopo questa operazione noi andiamo qua, andiamo su traccia, andiamo a prenderci il nostro colorino viola e voilà! Ed ecco la nostra figura inserita. Però grazie a Dio il cliente comunque mi ha riallegato l'immagine. Allora, vediamo un po' dove è andata a finire. Che qui è un casino veramente. Allora, immagine, dove cazzo è andata sta cosa qua? Facciata 1, facciata 2, anima, immagine, niente da fare, qui dentro non c'è niente da fare. Allora, questa benedetta immagine che il cliente mi ha legato la troviamo nella nostra cartella. L'ho nominata An, che sarebbe anima. Ok, la portiamo qua. Al massimo le possiamo dare un'ulteriore scalata in modo tale che riempiamo questo cavolo di Deplan. Ok, poi andiamo sulla nostra traccia, come vi ho fatto vedere prima. Cambiamo il colore, lo mettiamo il coloretto viola. Ta-ta. Ok, va benissimo questo. E io oserei dargli anche qualche effetto strano, tipo un bagliore. Vediamo un attimino cosa può venire. Allora qua innanzitutto, ok, comunque ho notato una stronzata di cosa allucinante, che con Photo GS5 se proviamo a mettere un bagliore esterno sull'immagine non si vede, bisogna levare proprio lo sfondo. È una cosa veramente penosa questo. Allora, è una cosa veramente schifosa, si può dire. Guardate, vedete qui il senza sfondo? Ok? Proviamo a rimettere lo sfondo e se n'è andata via. Cioè, è veramente uno schifo, eh. Cioè, non lo so io. Più si va avanti e più si va indietro qua. Come mai? Ma io non so. Allora, comunque boh, io mi sono rotto le palle e lo lascio sfumato così. E ora proseguiamo con la facciata, la terza facciata. Andiamo allora quindi a salvarci la, no scusate, questa qui è la terza facciata 3, ce la salviamo normalmente così. Andiamo a controllare bene che ci siano tutti i puntini, eh. Comunque poi è un lavoro che vedremo anche alla fine. Ok, salviamo sempre in questo modo, leviamo i nostri bordi neri che servono solo per la nostra. Ah, ecco, una cosa che ho sbagliato è che in pratica andiamo a prenderci il vecchio Deplan, mi sono dimenticato di sostituire il banner, la foto in cima. Ok, allora questo qua, finestra, scusate, andiamo indietro nella storia, la storia dei templi. Ok. Andiamo qua, il nostro banner. Mannaggia. Ecco qua il nostro banner. Andiamo a sostituirlo con questo di sotto. E io me ne sbatto le palle e glielo modifico, lo deformo, sto cacchio di sollevatore pesi. Ok. Ecco qua,
E diciamo che la nostra facciata numero 3, sempre della facciata interna, dovrebbe essere conclusa. Ed ecco l'ultima salvata, però noto anche un altro difetto. Il difetto è che io sto livello sotto, lo voglio proprio levare dai coglioni. Oh, eccola, scusatemi. Tanto si presume che questo tutorial sia visto da bambini, cioè non da bambini, scusate, da persone, diciamo, dai 18 anni in su. Sì, boh, poi. Allora. Ok. Ecco, gentili amici, siamo arrivati alla parte più interessante di tutta questa cavolo di facciata interna, che il vostro Umberto Bersano, web designer di graficaveloce.com e graficaveloce.it, vi sta per far vedere. Allora, innanzitutto abbiamo costruito le tre facciate. Adesso andiamo a chiudere tutto, se no vi rincoglionite, io lo so questo. E poi mi arrivano messaggi per dire spiegami meglio, non ho capito un cavolo e via dicendo. Leviamo proprio tutto, che io lavoro con 50.000 livelli alla volta, 50.000 programmi, Cinema 4D, Illustrator. Ah, vi voglio già preannunciare che sto per fare un video tutorial su come realizzare in 3D più poi animarlo in After Effects il nostro nuovo film in 3D Tron Legacy. Guardate un'anteprima di questo, in pratica, nuovo video tutorial che a breve farò per tutti gli amanti di Photoshop, Cinema 4D, After Effects. Manda le ciance, andiamo al nostro Photoshop. Allora, abbiamo già creato le nostre tre facciate interne. Ok, allora, la dimensione del dépliant che stampiamo noi, e che in genere stampano tutte le tipografie, ha una larghezza di 29,7 cm, l'altezza di 21 cm, la risoluzione a 300 dpi, e noi stampiamo in CMYK, invece quando si stampa in digitale va bene anche RGB. Ok, questa qua è la facciata interna. Ora dobbiamo inserire la facciata numero 2. La facciata numero 2. Ok, allora. E mi sono accorto di un errore. Puttana. Ed eccoci qua, amici. Allora, scusate un attimino. Ok. Allora, abbiamo detto che questa qui è la facciata interna. Apriamo la nostra facciata numero 2. La facciata numero 2, questa qua, avrà una misura di 10x21 e poi vi spiegherò perché. Allora, facciamo così. Uniamo tutti i livelli, ok? Prendiamo questa facciata e la riversiamo nel nuovo documento, ok? Ed è uno. Andiamo sulla facciata 2, cioè sulla facciata 3, scusate. La facciata 3 non avrà più una dimensione di 10x21, ma avrà una dimensione di 9,85x21. Io erroneamente me l'ero scordato, perché io stavo pensando più a fare il video tutorial per voi. Allora andrò, levando qua l'opzione mantenere proporzioni, a farla di 9,85x21. Ok, andiamo a unire il livello. Ok, e andiamo a mettere qui dentro. È la facciata centrale questa, che calza grazie a Dio e grazie a Umberto Bersano, web designer, a pennello. Ok, andiamo. Innanzitutto chiudiamo queste facciate. Andiamo a aprire la terza faccia, anzi la quarta facciata, che purtroppo è sempre la di dimensioni 10x21, che andrò a tramutare in 9,85x21. Ok, uniamo i livelli e voilà. Ma vaffanculo!
Ho dimenticato di mettere lo sfondo della terza facciata, mannaggia santa. Allora, come non detto, andiamo su storia, così vi faccio vedere un attimino come si può fare. Allora, innanzitutto andiamo a vedere com'era lo sfondo del vecchio Deplian. Ecco qua, vedete che un verde chiaro, un verde ancora più chiaro. Allora, cosa facciamo? Subito, subito proprio, eh? Andiamo a levare questo cavolo di sfondo qua. Andiamo a aprirci un nuovo livello. Andiamo a fare una cliccata qua con la goccia. Con l'altra goccia dove c'è il più scuro. Abbiamo sempre il nostro. Vedete, sfumatura. Andiamo a farci una bella sbarra dei fascisti qua. Allora. Ecco qua. Andiamo qui sotto. E voilà. Andiamo un attimino a salvare i nostri livelli, perché non si sa mai, può arrivare un blackout, solo che coi blackout ti sono a posto da quando ho comprato il trasformatore, così Enel me la può beep. Ok, uniamo i nostri livelli, ecco qua, e voilà, perfettamente in linea. In pratica, vi spiego perché questa facciata qua sarà 10, scusate, 21 per 10. Sarà come la facciata 1 della facciata esterna, scusate. Poi questa facciata interna, la numero 3, avrà 9,85 per 21, come la 4, 9,85 per 21. Questa qui è la regola fatta personalmente da me per le pieghe. E comunque nel prossimo video tutorial vi farò vedere la facciata esterna. Un ciao a tutti da Umberto Bersano Web Designer e www.graficaveloce.com e www.graficaveloce.it. Un buon Photoshop a tutti!